Ecco, cari studenti, siamo con mister Cascone, mister del Real Stabia, una grande realtà qui nella zona tra Torre Annunziata, Castellammare e Pompei. Ecco, una nuova realtà calcistica giovanile che mette in mostra i propri giovani, giovani che offrono spettacolo, partendo da Esposito, a Girlo e soprattutto il portiere Minetti. Davvero grande partita, è stato lui il protagonista assoluto di questa gara, ha neutralizzato notevolissime azioni nel primo tempo, altrimenti sarebbero stati dei gol. Ecco mister, appunto, parliamo innanzitutto del Real Stabia. Il Real Stabia che cos'è alla fine? È una scuola calcio che è nata nell'80 e dall'80 ha iniziato a fare questo discorso di aggregazione e di far socializzare sia i ragazzi meno pronti che quelli un pochettino più pronti, senza guardare al risultato. Cerchiamo di far divertire un pochettino tutti. Poi il presidente ci mette tutta la sua passione e con il suo aiuto e con l'aiuto degli altri tecnici cerchiamo di far divertire un pochettino tutti i ragazzini che abbiamo nella scuola calcio. In effetti la scuola calcio è nata come obiettivo sociale. Siamo in una zona, diciamo, periferica e noi con il nostro, diciamo, impegno stiamo cercando di riprenderla al meglio possibile, cercando di dare un'impronta diversa dalle altre scuole calcio, facendo, diciamo, un discorso diverso, non di risultati, ma di far divertire e di far crescere i ragazzi in modo sano, nel migliore, con il nostro aiuto, non ho trovato una parola adatta, ma penso che riusciremo a far divertire tutti quanti. Ecco mister, parliamo di questa partita, una partita molto importante contro lo Sporting Vicenti, che è una squadra ben organizzata, la società ha diverse categorie, pertanto da tempo. Ecco, lei come Real Stabia in realtà ha disputato questa gara, abbiamo visto che comunque ci sono giocatori fondamentali, c'è Minetti che è un grande portiere, si può tranquillamente, può avere un futuro calcistico, c'è anche Gil ed Esposito che non sono giocatori, e poi c'è anche Manzi, ricordiamo, di piccola statura però è molto bravo tecnicamente, è valido, riesce a superare il dribbling. Alla fine, appunto, come analizza il comportamento dei suoi giocatori in questo campionato? Noi ci stiamo cercando di portare avanti questo discorso per dare la possibilità a più di un ragazzo di avere una possibilità di mettersi in evidenza con qualche squadra professionista. Questi giocatorini che avete nominato sicuramente sono quelli là che si stanno mettendo più in risalto anche durante le partite. Per quanto riguarda la partita con il Picentia, grandissimo presidente, amico mio da tanti anni, Davide Pirro, il mister Davide Palladino, che ogni anno ci incontriamo con queste categorie regionali, e è sempre un piacere giocare contro una società importante come il Picentia, anche per avere un confronto con la migliore società che si trova nel Salernitano. Alla fine la partita possiamo dire che è stata equilibrata, voi avete avuto anche la possibilità di raddoppiare con il rigore, ma sembrava forse più giusto il pareggio, cosa ne pensa lei? Sì. Anche se nel secondo tempo voi siete stati più incisivi. Sì, è stata, diciamo, una partita abbastanza equilibrata, noi abbiamo avuto la possibilità di fare gol con il secondo rigore, però diciamo alla fine, contando le azioni nostre, quelle là che hanno avuto il Picentia, penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Poi il campo quello che alla fine ha l'ultima parola, perciò se è uscito un pareggio penso che sia questo qua il risultato più giusto. Ecco, i genitori, parliamo dei genitori perché ci sono ragazzi come ha detto lei, Gillo, Esposito, Minetti, Manzi, che possono andare in società professionistiche, com'è il rapporto tra genitori e società? È un buon rapporto, anche perché noi cerchiamo di instaurare un rapporto non di distanze con i genitori, ma cerchiamo di avere un dialogo giornaliero sia con loro che con i ragazzi, proprio perché crediamo in questa cosa e cerchiamo di dargli il massimo possibile. Poi, come abbiamo detto prima, il campo che darà l'ultimo responso. La nostra speranza è quella di poterli aiutare ad emergere e mettersi in evidenza con qualche società professionista.